Bentrovati con le notizie della redazione di Telecattolica. Dopo un settenario di preghiera, sabato scorso 19 maggio, nella concattedrale di Troia si è celebrata la veglia diocesana nella vigilia di Pentecoste. Presenti tutte le associazioni di aggregazione laicale e le confraternite della diocesi. Il servizio di Pier Giorgio Aquilino. Pentecoste. La Chiesa festeggia una delle più grandi solennità a 50 giorni dalla Pasqua di Resurrezione del Signore. Un settenario di preghiera quotidiana allo Spirito Santo per chiedere il dono speciale di vocazioni al sacerdozio ministeriale è stato celebrato in ogni comunità parrocchiale della diocesi dal 13 maggio, domenica dell'Ascensione. Un settenario che ha trovato appunto il suo compimento di preghiera in tutte le celebrazioni del giorno di Pentecoste, ieri, domenica 20 maggio. La Chiesa di Lucera Troia, ha scritto in una nota il Vescovo Monsignor Giuseppe Giuliano, invoca il dono di giovani coraggiosi e generosi, disponibili a fare di sé un dono a Dio perché Egli faccia di loro un dono alla Chiesa e all'umanità di oggi. Ed è per questa preghiera particolare che sabato 19 maggio la Chiesa diocesana si è riunita nella Basilica Concattedrale di Troia per una celebrazione nella vigilia di Pentecoste, durante la quale sono stati conferiti i sacramenti dell'iniziazione cristiana a due neofiti, Gloria e Gabriel. Le vocazioni, ha rimarcato il Vescovo durante l'omelia, sono un regalo gratuito ed immeritato che osiamo chiedere con insistente fiducia alla infinita bontà del Signore con le parole della preghiera allo Spirito Santo. Vieni, o Santo Spirito. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che sul sito dell'INPS è stato pubblicato il messaggio nel quale vengono chiarite le modifiche apportate dall'approvazione della legge di bilancio 2018 relative ai requisiti familiari per il reddito di inclusione 2018, che avrà criteri più favorevoli all'ottenimento della misura. Tutti i requisiti, tranne quelli relativi alla composizione del nucleo familiare, saranno abrogati dal 1 luglio. Altra importante novità è che le domande per l'ottenimento del reddito di inclusione, già presentate dal 1 gennaio e fino al 31 maggio in possesso di DSU 2018, non ammissibili per la sola mancanza dei requisiti familiari, saranno sottoposte a riesame di ufficio dal 1 giugno prossimo. A Troia è stata celebrata la festa della transumanza, un gregge transumante ha attraversato la cittadina, poi degustazione di formaggi e un convegno, ma vediamo il servizio al riguardo. Ha fatto tappa anche a Troia lo scorso 19 maggio la festa della transumanza, un evento voluto da ARA, Associazione Regionale Allevatori della Puglia e Comune di Troia, con la partecipazione dell'azienda agricola Fratelli Carrino per celebrare la candidatura italiana di questa pratica di allevamento come patrimonio culturale e materiale dell'umanità presso l'UNESCO. Una giornata dedicata ad allevatori e non solo, per valorizzare tradizione, cultura e ambiente attraverso varie iniziative. Tra queste l'attraversamento cittadino del gregge transumante, l'analisi sensoriale dei formaggi ovini e una degustazione guidata. Al termine si è tenuto un convegno in piazza Giovanni XXIII intitolato Transumanza, cultura, tradizione, ambiente e economia verso il riconoscimento UNESCO. Nel corso del dibattito, aperto dai saluti del sindaco di Troia Leonardo Cavalieri, dell'assessore comunale all'ambiente e all'agricoltura Antonella Capozzo, sono intervenuti Agostino Sevi, direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università di Foggia, Francesca Romana Del Fattore, archeologa della Sovrintendenza dell'Aquila, e Pietro Laterza, presidente ARA Puglia. Nella stessa giornata è stato possibile degustare a Troia, presso i ristoratori locali, i menù del pastore, pensati per celebrare la festa della transumanza. Al Circolo Unione di Lucera è giunto Lorenzo Marone per presentare il suo ultimo libro. L'incontro è stato organizzato dalla libreria Kublai. Il servizio di Lenia Carlantuono. Il Circolo Unione di Lucera, con l'organizzazione della libreria Kublai, ha ospitato lo scrittore napoletano Lorenzo Marone per presentare il suo ultimo libro dal titolo Un ragazzo normale, edito da Feltrinelli. Con questo romanzo Marone ha voluto rendere omaggio al giovane giornalista Giancarlo Siani, ucciso brutalmente negli anni Ottanta dalla Camorra. Un ragazzo normale racconta l'amicizia tra il piccolo Mimì e il suo supereroe Giancarlo Siani.
La trama, frutto di fantasia, è alternata dal racconto di episodi veri della vita del giornalista, che in questo romanzo è un ragazzo semplice che con i mezzi che aveva a disposizione ha cercato di rendere il mondo un po' più bello. Il prossimo 26 maggio Piazza Matteotti a Lucera sarà lo scenario del Grand Prix Federico II, gara di bodybuilding e fitness. E i dettagli nel servizio sulla conferenza stampa di presentazione dell'evento. Dopo 8 anni torna a Lucera il Grand Prix Federico II, competizione nazionale di bodybuilding e fitness, che quest'anno riserva ai partecipanti il conseguimento di un titolo vero e proprio. A presentare in una conferenza stampa l'evento, che si terrà in Piazza Matteotti il prossimo 26 maggio a partire dalle 19, il coordinatore Luigi Conte, insieme a tutti i rappresentanti delle varie associazioni del settore che stanno collaborando all'organizzazione. L'assessore allo sport Maria Barbaro ed Enzo Testa, figlio di Salvatore, che fu precursore del bodybuilding a Lucera e a cui l'evento è dedicato come terzo memorial. Per la competizione giungeranno numerosi atleti, si conta già l'iscrizione di una 50ina di associazioni che gareggeranno di fronte ad una giuria tecnica. Si tratta della selezione pugliese NB Bui, valevole per la fase che raggruppa il Sud Italia e che permette poi l'accesso al campionato assoluto nazionale. A coordinare le gare i responsabili nazionali della federazione Pierluigi Borgia e Luca Cicolella. Attraverso il Grand Prix Federico II, gli esponenti delle associazioni organizzatrici intendono portare in piazza le attività del bodybuilding e del fitness per dare modo alla cittadinanza di conoscere queste discipline. La manifestazione avrà anche un ospite d'onore, Peter Molnar, atleta ungherese, professionista e vincitore del campionato del mondo, che si esibirà di fronte al pubblico del Grand Prix Federico II. La Sveva Pallacanestro Lucera festeggia l'approdo in Serie D con una giornata di anticipo. Per quanto riguarda la pallavolo, la Farmacia Fares Lucera scende di categoria, mentre la SVG Energia Lucera disputerà lo spareggio per giocarsi la permanenza in Serie D femminile. Ma vediamo quali sono stati i risultati del weekend sportivo appena trascorso. Basket, torna alla vittoria la Sveva Pallacanestro Lucera, che nella palestra dell'Opera San Giuseppe ha vinto sabato sera contro il Barletta Basket per 93-46 per quella che è stata la penultima gara dei playoff. La squadra di Roberto De Florio conferma così l'imbattibilità tra le mura amiche e si porta a quota 12 punti in classifica, ancora saldamente in testa ad una sola giornata dalla fine della pool promozione. La SD Basket Lucera invece ha osservato il turno di riposo e tornerà in campo il prossimo 27 maggio per l'ultima giornata della pool retrocessione, sfidando in trasferta il Frassati San Giovanni Rotondo. Playout di Serie D femminile per quanto riguarda la pallavolo, la SVG Energia Lucera è stata battuta 3-0 dalla Juvenilia Oria fuori casa, KO anche per la Farmacia Fares Lucera, superata 3-2 al palazzetto dello sport di Viale Canova domenica pomeriggio dalle pallavoliste del Taurisano. E con lo sport si chiude il telegiornale di Telecattolica. Grazie per averci seguito, vi lasciamo al meteo. Arrivederci.